Si dice che la politica deve essere un fatto temporaneo, ognuno di noi ha il proprio lavoro e in un certo periodo fa l'attività politica. Voglio dire che mia moglie è arrivata alla politica non attraverso me, ma io ho conosciuto mia moglie attraverso la politica. Quindi, cioè, nel senso che lei ci siamo incontrati, e questo voglio dire che è una cosa bella della mia vita, lei venne a iscriversi al partito per protesta verso la lezione di un professore che era, purtroppo è morto, che poi dopo siamo andati, c'è stato rispetto con lui, parlo del professor Lupi, per protesta venne a iscriversi al partito, e quando venne a iscriversi incontrò me, fu una specie di colpo di fulmine che dura dopo da tanti anni. Una bella storia, dove si Sì. mescola amore e politica. Poi con il professor Lupi lo abbiamo ringraziato perché poi sono cambiate anche le sue opinioni, le nostre, le cose sono cambiate dopo decenni. Andiamo avanti, un'altra domanda anzi, riprendiamo sempre con Perazzoli perché in qualche modo si riallaccia alla precedente anche se esula dal tema familiare. Nell'ultimo numero appunto di Oggi, noi abbiamo intervistato, stiamo intervistando spesso diciamo, personaggi della vita pubblica, quindi anche politici, che sono un po' usciti adesso dall'attenzione collettiva. Nell'ultimo numero abbiamo intervistato Gabriele Franceschini, ex assessore ai servizi sociali per due mandati proprio con Perazzoli. E ha dato un giudizio molto tagliente, ecco, se Martinelli, quindi il sindaco che ha seguito proprio a Paolo Perazzoli, secondo lui è stato quasi sufficiente, Gaspari lo definisce un'amministrazione insufficiente. Detto da anche un collega di Giunta di Gaspari, ci è sembrato tutto qualcosa di molto forte. Sono dei elettori che tra l'altro hanno commentato proprio questo diretto e dicono se Perazzoli vuole vincere si deve staccare dall'amministrazione Gaspari perché altrimenti rischia di, come dire, di perdere quel nome che Perazzoli ha avuto in due mandati. Quindi distanziarsi un po' dall'amministrazione Gaspari, che sia Gabrielli, sia Franceschini che i lettori, merita un giudizio negativo. Avete preparato le domande con cura, vedo. Sì. E anche con bravura, vi devo riconoscere. Sì, no, non ci piacciono le. Giusto, se no Sì, diventano no, anche per cose. sapere delle cose che poi difficilmente Beh, si. allora, la cosa, le amicizie, le parentele, sono amicizie più sono strette e più bisogna prendere il tutto. Giovanni Gasperi è un sindaco che si impegna molto, in una condizione oggettivamente molto più complicata, più complessa di quella in cui ho svolto io il ruolo di sindaco. Dopo, ognuno ha le sue caratteristiche. Io non so se oggi saprei rifare le cose che ho fatto allora, visto il mio carattere. Vedo che alcune cose vanno a compimento, io amerei un po' più velocità, rimprovero ogni tanto il mio sindaco di non vedere le gru, per San Benedetto, le gru non gli uccelli, ma le gru non solo nelle zone nuove, ma anche come azioni di recupero, perché credo che noi dobbiamo imprimere il fare, aiutare in momenti di difficoltà a fare. Però alcune cose stanno andando a compimento. Tra poco sarà pronto il piano di spiaggia, insomma, le cose marciano con più lentezza perché i consigli comunali sono più sfarinati. Basta pensare che io in 8 anni di sindaco ho avuto pochi passaggi da un gruppo all'altro o dalla maggioranza all'opposizione. Qui praticamente in una legislatura sono quasi più quelli che passano da un'altra parte che quelli che ci rimangono dove sono stati eletti. Quindi, questo denota una difficoltà. Il giudizio di Franceschini mi pare dettato anche da un amore finito, da un rapporto di collaborazione che si è interrotto e quindi risente di questo. Mi pare un po' ingeneroso, io comunque con Gaspari ho un rapporto di amicizia e di militanza politica da tanti anni, non mi devo staccare da niente, però
così come non mi devo sposare. In questi anni, se, visto che preparate con tanta cura le domande, potete andare a rivedere le varie occasioni in cui ho manifestato un atteggiamento critico su alcune questioni, proprio nei confronti di una maggioranza che spesso sembrava quasi cercare più i modi per creare problemi anziché aiutare il libro di spiegarsi dell'intraprendenza dei sanbettesi. Credo che qualcosa stia migliorando e, per esempio, il rapporto politico con l'UDC è avvenuto un po' troppo tardi rispetto a quello che era necessario e in un modo più limpido. Andava fatto un po' meglio e un po' prima, perché c'è bisogno, così come si è fatto, sta facendo a livello regionale, di un centrosinistra che si ponga in primo luogo l'azione di governo, non di rappresentare il dissenso. Chi sta al dissenso sta fuori, chi sta al governo deve governare. Nostra Cassidra, arrivata ai 3 minuti. Domanda anche per Santori, una domanda speriamo, diciamo, che vada come quella che abbiamo fatto a Pierazzoli. No, Santori, Tammarese, tra l'altro coordinatore provinciale del PDL, in questo momento diciamo, sospeso per la campagna elettorale. Nel PDL a Grottammare storicamente è il primo partito alle elezioni nazionali, alle politiche. Nel 2008 si votò sia per le politiche che per le comunali nello stesso giorno. Per le politiche ottenne il 43%, per le comunali il 33%, quindi di nuovo sconfitto. Praticamente sono 20 anni che governa il centro-sinistra. Essendo lei comunque il massimo rappresentante del partito a Grottammare in provincia, non si sente in qualche modo responsabile di questa sconfitta che è abbastanza pesante a Grottammare? Meno 10 punti nello stesso giorno sì. Significativo di qualcosa che va. Certo, c'è stata una spaccatura all'interno del PDL, questa era nota a tutti, è stata nota a tutti, non eravamo coesi. E anche sulle candidature sono uscite all'ultimo minuto, se ricordate. C'era la candidatura di Filippo Olivieri, poi più volte richiesta la candidatura di Roberto Marconi. Abbiamo sofferto moltissimo nel trovare il candidato, cosa che insomma, poi ci ha penalizzato. Personalmente non mi sento granché responsabile di questa cosa, perché ho sempre lavorato e ho sempre costruito su quel territorio, così come negli altri territori. Poi nel momento in cui si porta il becchino a tavola ci sono molti galli che si presentano. Questo è sbagliato, quello che dovremmo rinnovare invece è proprio questo all'interno dei partiti, è una coscienza forte di lavorare insieme nel rispetto reciproco esclusivamente per i cittadini, per la collettività. Se continueremo a tenere lontano all'interno dei partiti la democrazia, il rispetto per gli altri, le corse e poi prediligiamo le corse alle candidature, è chiaro che l'intera città ne rimarrà. Poi la differenza tra le politiche e le amministrative, questo avviene in tutti i comuni, abbiate pazienza, dipende chi sta in carica giustamente e sa gestire il potere e crea consensi, quindi è giusto che era evidente che ci fosse una perdita da parte nostra rispetto alle politiche, ma non così, perché gran parte sarà determinata da questa scissione, anche se minimale, anche se irrisoria, di una lista che evidentemente si è posta proprio contro di noi, composta da persone di centrodestra e che ha voluto favorire l'elezione del sindaco Merlo. La lista civica? Sì, è una lista civica.